Anticipazione un posto al sole. Trama puntate dal 17 al 21 maggio 2021. Pietro contatta uno storico nemico di Ferri. A un posto al sole, Pietro contatterà un vecchio, nonché storico nemico, di Roberto, per incastrarlo, mentre Angela e Bianca, per fortuna, saranno fuori pericolo. A Samuel non sfuggirà il forte interesse di Silvia per Giancarlo, mentre l'entusiasmo di Michele si spegnerà a seguito dell'ennesima delusione lavorativa, che avrà delle conseguenze importanti su tutta la famiglia. Convinto da Raffaele, Nico commetterà un errore, mentre Vittorio cercherà di non pensare a Speranza, ma con scarsissimi risultati. Lunedì 17 maggio 2021. Michele si accinge a prepararsi per il nuovo corso online di giornalismo. L'uomo è in forte ansia e spera di ottenere ottimi risultati. Giancarlo, nel frattempo, continua a rivolgere a Silvia delle attenzioni sempre più affettuose, indice di forte interesse. La donna come reagirà? Si sentirà infastidita oppure lusingata? Raffaele è molto preoccupato. Dopo aver ferito Renato senza volerlo, cerca di recuperare la situazione. Ma il Poggi non è per niente disposto a perdonarlo. Angela e Bianca, dopo essere state avvicinate da Sarace, per fortuna non sono più in pericolo. E almeno al momento non sembrano correre alcun rischio. Purtroppo però, ecco, l'inaspettato colpo di scena. Arriva una nuova e pericolosa intimidazione da parte di Biagio Starace, che getta nuovamente nello sconforto Boschi. Quest'ultimo, quale contrattacco preparerà? Martedì 18 maggio 2021. Pietro Abate, nonostante la scoperta delle cimici piazzate da Boschi, non sembra per nulla disposto a rinunciare alla sua vendetta contro Roberto. Nel frattempo quest'ultimo litiga con Pietro, arrivando ad uno scontro verbale molto aspro. Michele è costretto a incassare una delusione terribile che ha delle importanti ripercussioni su tutta la famiglia. Silvia è molto giù di morale e ciò potrebbe portarla a confidarsi con Giancarlo. Inoltre la donna, per non soccombere, decide di rispolverare una sua antica passione. Suo marito e Rossella come reagiranno alla notizia? L'ira di Roberto Ferri, dopo lo scontro verbale con Pietro, non accenna a terminare e tenta ancora una volta di scavare nel passato di Pietro per capire il suo reale scopo. Che interesse ha a distruggergli la vita e la carriera? Chi si cela veramente dietro di lui? Mercoledì 19 maggio 2021. Tra Samuel e Alberto è scontro. Il Palladini preme affinché il giovane lasci il seminterrato. Nel frattempo, Piccirillo si rende sempre più conto dell'intesa che sta nascendo tra Silvia e Giancarlo Todisco. In particolare, il direttore bancario sembra catturare non poco l'attenzione della donna. Cosa farà il giovane? Lo farà notare alla Graziani o preferirà aspettare? Michele, nel frattempo, vive dei momenti di grande sconforto e tutto nella sua vita lavorativa sembra precipitare a rotoli. Roberto prende sempre più consapevolezza che Pietro si fermerà solo quando lo vedrà totalmente annientato. Vuole vendicarsi di lui e non se la sente di raggiungere alcun accordo. Nel frattempo Abate pensa ad un'altra soluzione per velocizzare i suoi infimi progetti. Si mette intanto in contatto con un nemico storico di Roberto. Chi? Giovedì 20 maggio 2021. Costretto da Alberto, Samuel deve lasciare Palazzo Palladini e si gioca il tutto per tutto per conquistare Speranza Altieri, che sembra sul punto di cedere al suo corteggiamento. Vittorio, fingendo uno scarso interesse e non senza difficoltà, cerca di stare lontano dalla nipote di Mariella, tagliando le occasioni di vederla.
Il tutto però risulta difficile e non sfugge a qualcuno. Filippo non ne può più di vedere suo padre pensieroso e così decide di fargli da mediatore. Lo aiuta ad accordarsi una volta per tutte con lui per la vendita dei terreni. Pietro, sempre più soddisfatto dalla buona riuscita dei suoi piani, trova un nuovo modo per ottenere vendetta senza destare troppi sospetti. Ferri però è un osso duro e non intende mollare. Nico riflette sul da farsi in ambito sentimentale e lavorativo. La decisione che prenderà sarà azzardata? Venerdì 21 maggio 2021. Roberto e Pietro, dopo innumerevoli tentennamenti, raggiungono un accordo. Purtroppo i dubbi e i motivi per non fidarsi dell'uomo risultano ancora troppi e tormentano l'animo di Ferri, che non riesce più a intravedere una soluzione, una via d'uscita. L'uomo non si fida dell'abate, sa che vuole incastrarlo e glielo dice a chiare lettere. Cosa ne penserà il figlio Filippo dell'accordo faticosamente raggiunto tra sospetti e incomprensioni? Nico chiede consiglio al padre Raffaele sul da farsi. E instradato dal genitore, decide qualcosa che potrebbe ripercuotersi amaramente sul suo futuro. Alla fine riuscirà a rimediare? Oppure è ormai troppo tardi? Vittorio è succube di speranza, mentre Samuel non riesce proprio a dimenticarla. Il giovane del bue, tra mille difficoltà e senza alimentare pettegolezzi, cerca come può di arginare la situazione. Anticipazione imposta al sole. Lara Martinelli, sempre più presa da Roberto. La complessa vicenda delle sorti dei cantieri, a causa dei piani di Pietro Abate e della sua vendetta contro Roberto Ferri, sta tenendo letteralmente con il fiato sospeso i telespettatori di Rai 3, desiderosi di conoscere il finale. È a tutti ormai chiaro qual è il legame di parentela tra Pietro e Attilio Corsani, ex suocero di Roberto Ferri. L'abate altri non è che un figlio di Attilio e dunque è legato alla prima moglie di Roberto, Sofia, che lo tradì con Alessandro Palladini. La new entry non sta agendo da solo, ma una sorta di socio segreto, forse più spietato e potente di lui. In concomitanza a questa storyline si sta sviluppando anche un'altra vicenda, connessa a Lara Martinelli. Come molti fan hanno notato nel corso delle ultime puntate, l'atteggiamento della donna verso Roberto è molto cambiato rispetto all'inizio, seppure in maniera molto graduale. Entrata in quel di Napoli e nella vita del ricco imprenditore, come una sorta di consulente d'affari, senza scrupoli, la donna ha subito una forte trasformazione, dimostrando un forte interesse e una certa attrazione per Ferri. La Martinelli sembra molto sincera nei suoi riguardi e intenzionata a fare sul serio. In uno degli ultimi episodi, già andati in onda, sempre più coinvolta dai problemi di Roberto e preoccupata per lui, ha anche cercato di consigliarlo al meglio, mostrandosi dolce e premurosa. Forse sta iniziando a sviluppare dei sentimenti per lui? E se sì, essi saranno ricambiati oppure no? Le anteprime ci invitano a prestare molta attenzione, soprattutto perché a breve assisteremo al ritorno a Napoli di Marina Giordano. Oltre a ciò, le vicende aventi al centro della scena la bella Lara saranno tutte da seguire, anche a causa degli infimi piani di Pietro Abate, che potrebbero colpire anche la donna. La Martinelli è in pericolo? Corre un grave rischio? Vedremo. Anticipazione imposta al sole. Prossime storyline. A causa di Pietro Abate, un altro personaggio legato a Ferri sarà in pericolo di vita. Tra le new entry più complesse e misteriose di Un posto al sole figura sicuramente Pietro Abate. L'uomo, come ben sapete, sta portando non poco scompiglio sia nella vita privata che negli affari di Roberto Ferri. I cantieri infatti sono in rovina economica a causa delle sue macchinazioni. Pietro è legato al passato del Ticon e in particolare alla prima moglie dell'uomo, la figlia del defunto Attilio Corsani. Di recente, su un noto settimanale di gossip e anticipazioni televisive, è apparsa un'interessante intervista a Simone Grechi, ovvero l'attore che veste i panni di Pietro. Ha sottolineato che il suo personaggio è dark, in quanto cresciuto con un rancore smisurato verso Roberto,
che in un certo senso gli ha dato benzina per arrivare dove è arrivato. La New Entry dunque serba odio verso l'imprenditore per la morte di suo padre, Attilio Corsani, e vedremo che sull'onda di questi sentimenti avversi ci saranno ancora tante battaglie da condurre contro Ferri. Quest'ultimo continuerà a porsi innumerevoli interrogativi sull'uomo, spuntato dal nulla, che gli sta rovinando l'esistenza. Franco Boschi nel frattempo continuerà a portare avanti con coraggio e determinazione le sue indagini e per questo motivo entrerà sempre più nel gruppo dei nemici dell'abate. Ma non è tutto. Altri spoiler indicano che, come vedremo presto, anche un altro personaggio collegato a Ferri rischierà di farsi male. Di chi si tratterà? Di suo figlio Filippo, forse? Oppure di Lara Martinelli? Questa storyline è solo agli inizi e presumibilmente ci accompagnerà per tutta l'estate. A breve assisteremo anche al ritorno sulle scene di Marina Giordano. E le prime interazioni che la donna avrà saranno con Alberto Palladini, desideroso di riscattarsi a seguito del brutto periodo che sta vivendo. Dunque Pietro Abate ci regalerà intense emozioni e, come precisato dal suo interprete Simon Grechi, non potrà essere amato fino alla fine. Perché? Che cosa architetterà? In attesa di scoprirlo, Grechi ha anche precisato che il suo personaggio è come se avesse una sorta di mostro dentro di sé, pronto a minacciare i suoi stessi piani. Come cattivo, l'attore si darebbe più della sufficienza, un bel 7. Per meglio calarsi nel suo ruolo, si è ispirato fortemente a Christian Bale nei panni di Patrick Bateman nel film American Psycho, che ha visto ben 7 o 8 volte. Infine, a proposito di Riccardo Polizzi Carbonelli, il nostro amato Roberto Ferri, Simon Grechi, ha affermato che averlo conosciuto è stata una vera fortuna, in quanto si mette sempre al servizio del ruolo e della scena. E tutti riescono a trarne grande vantaggio. Pietro Abate non è un cattivo senza remore. Ha una sua morale. Non vuole fare del male a tutti, perché ha un bersaglio ben preciso da colpire. Riuscirà a vendicarsi di Roberto Ferri o Franco Boschi gli renderà la vita difficile? È tutto da scoprire. Anticipazione un posto al sole, prossime storyline. Angela e Bianca nel mirino di Biagio Starace. Grandi colpi di scena trapelano dalle anteprime un posto al sole. Come ben sapete, Franco Boschi ha avviato delle importantissime quanto rischiosissime indagini su Pietro Abate, che, stando ad alcuni spoiler, metteranno fortemente a rischio la vita di molti personaggi collegati a lui. E fra questi spicca sua moglie Angela. In una delle ultime puntate trasmesse su Rai 3 abbiamo visto il coraggiosissimo Boschi uscire dal rifugio di Pietro per mettersi in cerca di indizi e informazioni utili a smascherarlo. Inoltre ha nascosto delle cimici che gli consentiranno di ascoltare i colloqui segreti dell'uomo. Altre anteprime indicano che molto presto assisteremo a un diverbio tra Pietro e Biagio Storace, che finirà in una violenta colluttazione nel corso della quale si romperà una lampada. Proprio a causa di questa lampada rotta si noterà chiaramente la cimice lasciata da Franco. I due così non ci metteranno molto a scoprire la verità e avranno un unico obiettivo: catturare i Boschi per non fargliela passare liscia. A questo punto, che cosa accadrà? Franco, mentre starà ascoltando con attenzione le intercettazioni, sentirà Biagio parlare con Angela e la figlioletta Bianca. Le due sono in pericolo? Le anticipazioni svelano che il nostro Boschi, impaurito, si metterà subito sulle tracce del perfido Starace, temendo fortissime ripercussioni sulla figlioletta e sulla adorata moglie. Cosa accadrà? Per fortuna la situazione non precipiterà e potremo tirare un sospiro di sollievo, ma solo per poco. Starace infatti continuerà a rendere le giornate complicate al nostro eroe. Anticipazioni un posto al sole, prossime storyline. Silvia lascerà Michele per un altro? I sospetti. Nel cast di Un posto al sole, da poche settimane, è entrato un nuovo personaggio, ovvero Giancarlo Todisco, un direttore di banca mandato a Napoli
per dirigere una filiale partenopea. In breve tempo l'uomo è diventato un affezionato frequentatore del caffè Vulcano. A vestire i suoi panni è l'attore Alessandro D'Ambrosi. Classe 1984 ha interpretato ruoli in diversi movie e serie TV, come Interno 4, I Cesaroni, Un medico in famiglia. Al cinema ha preso parte a film come Paranormal Stories, Yanara, Voler essere felice a ogni costo, nonché al cortometraggio Rosso di sera, che ha anche scritto. Alessandro è molto attivo anche in campo teatrale e dagli scatti che pubblica sui suoi profili social si deduce che è anche un ottimo fotografo. Nei recenti episodi della serie napoletana, Giancarlo è molto vicino a Silvia e purtroppo non riesce a recuperare il suo rapporto con Michele. La coppia infatti è in crisi anche a causa dei problemi lavorativi del giornalista. Frattanto tra la Graziani e Todisco sta nascendo una bellissima simpatia e si ipotizza che il direttore bancario diventerà a tutti gli effetti un suo confidente oppure un nuovo corteggiatore. Al momento è ancora presto per fare supposizioni, anche se nelle nuove puntate in onda su Rai 3 l'uomo spiazzerà la Graziani con delle attenzioni affettuose e inaspettate. E la cosa non sfuggirà a Samuel Piccirillo. Voi che cosa ne pensate? Todisco diventerà il nuovo interesse sentimentale della mamma di Rossella? Vedremo. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.